Ah, tu pensa, i meloni, una volta che si mangia i meloni, adesso i semi bisogna prepararli, li fai germogli, sono buonissimi i semi, sanno di meloni, veramente? Germogliano, sono eccezionali, okay. Li vendono, veramente? Sì, e semi di melone sgusciato, penso che saranno d'accordo con i ristoranti, capito? Prenderanno dai ristoranti questa roba qua. Chico. Ciao a tutti e benvenuti in un altro episodio di Intervista col Papi. Sono qua con mio padre, il dottor Giuseppe Cocca, e oggi parleremo di prodotti light o low fat, quindi con pochi grassi, zero zuccheri, prodotti zero calorie, sì, tutta questa gamma di prodotti che vanno molto per tutte quelle persone che si mettono a dieta, di solito subito si tuffano in questo mondo di prodotti zero, light, senza grassi, senza calorie, senza zuccheri. Come sono strutturati? Veramente possono far dimagrire le persone? Qual è l'effetto che possono avere sul nostro corpo? Allora, diciamo come reagisce il corpo, non è tanto quell'effetto che hanno sul corpo, è come reagisce il corpo a questi, a questi prodotti. Qua il discorso è molto articolato, bisognerebbe andare indietro, diciamo, con delle premesse. La prima premessa è questa: quando si parla di prodotti a zero calorie, uno dovrebbe capire cosa vuol dire zero calorie. Per la maggior parte delle persone, già l'ho detto penso qualche altra volta, sì, abbiamo fatto il video delle calorie, ve lo metto qua su se non l'avete visto. Cioè, la caloria è la capacità ingrassante del cibo. Come in realtà dice? Non è questo, la caloria non è la capacità ingrassante del cibo, la caloria è la capacità, la proprietà di un cibo, una volta che viene disidratato, di produrre calore. Quando voi prendete un prodotto a zero calorie, vuol dire che una volta che ci avete tolto l'acqua, non si accende col fiammifero. Questo vuol dire zero calorie. Cioè, non c'è chiaro? Sì, sì, caloria sì, è la capacità. Allora, tutti i prodotti, che può essere voi se prendete del pane, lo disidratate, lo fate diventare secco, prendete e si accende. Ovviamente, forma una fiamma. Quella fiamma è la caloria, poi vedete nel video sulla caloria sono un pochettino più preciso. Noi dobbiamo tenere presente che noi in genere mangiamo, quando noi mangiamo un prodotto a cui è stato tolto qualcosa, un prodotto naturale a cui è stato tolto qualcosa, dobbiamo tenere presente che al nostro corpo quel prodotto potrebbe servire. Adesso faccio degli esempi. Io prendo un prodotto light vuol dire a cui è stato tolto il grasso, io mangio questo o poco grasso. Prima di tutto dobbiamo tenere presente che non sta scritto da nessuna parte che una dieta con grassi sia ingrassante o il nostro corpo reagisce ingrassando, perché il nostro corpo può ricavare i grassi dai carboidrati senza nessun problema. Qua dobbiamo tenere presente un qualcosa che è legato a quello che noi chiamiamo fame. Nel momento che io mangio un prodotto light o un prodotto a cui è stato tolto artificialmente uno zucchero o è stato tolto del grasso, il mio corpo, una volta che prende quel prodotto, sente la mancanza di quello che gli è stato tolto. La cosa è un po' più articolata, cerco di semplificare. Cosa vuol dire? Io mangio un prodotto e questo ho tolto il grasso, il mio corpo dice mi manca il grasso, mangia ancora. Faccio un altro esempio forse che si comprende meglio. Vado a casa di un'amica e stiamo parlando di alimentazione vegetariana, vegana, per dire che non dipende soltanto da questo. Dice, e mi prepara un bel piatto di pasta asciutta vegana. Io inizio a mangiare, dico che buona, ce n'è ancora un altro piatto di pasta. Dopo che ho mangiato il piatto di pasta, due piatti di pasta, qualche altra cosa, poi posso anche mangiare il dolce se c'è, però prima del dolce mi prepara un'insalata. Quanto voglio di mangiare l'insalatina? Zero. Questo perché? Ovviamente perché le papille gustative sono state saturate da un prodotto che è la pasta, che ha un sapore molto più forte e non riesco più a percepire il sapore delicato. Faccio un altro esempio. Vado a mangiare e dice guarda ti ho preparato un bel piatto di pasta vegano, mentre sta preparando ti ho preparato una piccola macedonia di frutta. Io mangio la macedonia di frutta, come al ristorante molte mangiano i grissini che sono in attesa, mangio la macedonia e dice è pronta la pasta, aspetta un attimo, mangio la mia macedonia e dice guarda due secondi, eccoti una bella insalata. Ho mangiato l'insalata, poi mi porta anche una verdurina cotta e poi il piatto di pasta. Del piatto di pasta in genere adesso io ne mangerei di meno, per il semplice motivo che la voracità, cioè quello che era la fame, io l'ho buttata
su alimenti, frutta e verdura che sono ricchi di micronutrienti. Una volta che ho mangiato alimenti ricchi di micronutrienti e anche di grassi buoni, se avessi mangiato nell'insalata c'è qualche noce, qualche mandorla, pistacchio o qualcosa del genere, io ho meno fame compulsiva. E adesso butto sulla pasta solo quello che è il piacere emozionale. Spiegandomi meglio, se io mangio solo la pasta, nella pasta possono mancare dei micronutrienti che si trovano nella frutta e nella verdura crude. Nel momento in cui io mangio poca frutta e verdura cruda, il mio corpo è come se volesse mangiare sempre, sempre di più, perché gli mancano delle sostanze base che sono i micronutrienti. Lo stesso quando noi mangiamo prodotti light, prodotti che sono stati impoveriti di qualcosa, perché in realtà sono prodotti impoveriti, il nostro corpo potrebbe richiedere quelle sostanze, quelle cose di cui il prodotto è stato defraudato, e siccome non lo trova nel prodotto, fa una cosa molto semplice, lo cerca da un'altra parte e ti fa venire fame. Ma è lo stesso discorso quando una persona prende, io ho degli amici, dice, quando io cerco delle caramelle, cerco caramelle con lo zucchero. Sì, paradossalmente anche il discorso dell'aspartame, delle gomme da mangiare. Perché il punto è, nel momento in cui noi prendiamo dei dolcificanti artificiali, il nostro corpo sente il dolce e può essere appagato, ma non riceve il dolce. Sì. Non ricevendo il dolce è come se il corpo rimanesse in carenza di dolce e ti dice mangia ancora, mangia ancora, mangia ancora. Tradotto, sei appagato come gusto perché è un edulcorante, ma il corpo non è sazio, cioè non gli hai dato il dolce, allora ricerca ancora il dolce e aumenta la fame reattiva. Sì. Tradotto, per semplificare o per rendere, diciamo, questo video un po' fruibile, qual è la soluzione? La soluzione è abbastanza semplice: mangiare prima di ogni pasto alimenti che contengono enorme quantità di micronutrienti, frutta, ortaggi o anche estratti e frullati. E allora poi faremo un video a parte su tutti quelli che sono gli edulcoranti e le problematiche connesse ad essi. E stavo pensando, un esempio poteva essere, cioè come se avessi una fetta di torta che l'annusi e non la mangi, penso sia un po' quello l'effetto, che poi ti viene voglia. Il discorso è come se il corpo rimanesse defraudato di qualcosa che si aspetta. Sì. Perché l'edulcorante artificiale il corpo non lo riconosce come cibo, allora è come se gli mancasse qualcosa. Non e poi lo va cercando in giro. Va cercando in giro, aumenta quello che è il senso di fame. Okay. Però sapendo che il senso di fame dipende anche da, non è soltanto legato al cibo cosa mangiamo, dipende anche dalla nostra struttura mentale e l'inconscio qual è il peso che desidera per sentirsi più in sintonia col mondo, con se stessi. Ok, e qui magari potremmo farci un video a parte i motivi che uno non si aspetta, i motivi mentali per cui molti riescono a dimagrire. Come si fa a ingrassare? Perché come se volessi dire, attenzione, quello mettere su peso è una volontà. Okay. Cioè non è un incidente di percorso. Una volontà inconscia. È una volontà inconscia. Uno non ingrassa perché mangia, ma mangia perché vuole ingrassare. E qui si apre un mondo che faremo in un altro video. Quindi vi ricordo che ci trovate su Facebook a tutte e due, metto tutti i link qua sotto. Io ho anche un profilo, un account su Instagram. Mi trovate pure su Spotify, dove ho messo delle playlist, e ho aperto anche un canale Telegram. Tutti i link saranno qua nel box informazioni. E se avete delle domande, fatele qua sotto nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Un saluto. Ok, scusate.